Partiamo con mister Di Pasquale, un risultato amaro per i suoi, ma comunque fino alla espulsione di Rossetti, una comunque buona prestazione. Come ci puoi commentare, soprattutto se secondo lei l'espulsione c'era o meno? Il risultato non è amaro, è ingiusto, perché comunque non c'erano i 3 gol e giocare 60 minuti in 10 nelle nostre condizioni è stato veramente difficile. Purtroppo l'arbitro credo che abbia interpretato il vecchio regolamento e credo che abbia problemi di aggiornamento, perché il portiere non ha preso la palla con la mano, ha fatto coscia a mano fuori area e non c'è più il rosso, invece lui ha dato un rosso diretto. Costringendoci a giocare in 10 per 60 minuti diventa complicato per tutti. Cosa può recriminare i suoi? Non so se ha detto qualcosa alla fine della partita. Ma no, loro sono stati splendidi, hanno fatto una partita eccezionale. Noi abbiamo 3 allenamenti collettivi nelle gambe, quindi più di quanto hanno fatto non era possibile chiedere. Se togliamo i 3 tiri dai gol, di cui i primi due discutibili per un'ingenuità, noi non abbiamo preso altri tiri in porta, cioè fino al primo gol noi non abbiamo preso un tiro in porta. Il nostro portiere non ha fatto nessuna parata prima. Quanto è difficile, appunto, ci hai detto che la squadra ha soltanto 3 allenamenti collettivi sulle gambe, quanto è difficile ripartire dopo 6 mesi e poi avere questo stop di 4 partite? Ma è molto difficile, però lo staff sta lavorando bene, il nostro preparatore sta facendo veramente bene, sta facendo salti mortali. Siamo fortunati che non abbiamo infortuni e comunque siamo riusciti a fare la partita fino al 90° con estrema dignità. Gabriel Petre, è suo il gol del vantaggio del Delfino. Gabriel, innanzitutto ti voglio chiedere un commento sulla partita, poi andremo a commentare un po' il gol che hai fatto. Una partita, sappiamo che comunque anche se loro vengono da una pausa per coronavirus, comunque sembra una bella squadra. Sappiamo che giocatori importanti che c'ha Lanciano non è facile. Anche dopo tutto questo, fisicamente hanno retto bene la partita, all'ultimo sono calati. Noi, secondo me, ci manca un po' qualche punto perché siamo stati un po' sfortunati su queste partite. Come ho detto all'inizio, siamo qui per fare questo campionato per divertirci, per crescere tutti insieme perché sono tanti ragazzi e pensare al prossimo anno. Per commentare il gol, allora il portiere sbaglia il rinvio, il pallone che va sui tuoi piedi, alzi lo sguardo, lo vedi fuori dai pali e pensi subito di tirare, come ce lo racconti? Sì, un bellissimo gol, chi lo sa, avanti non c'è tempo di pensare. Ho visto il portiere che è fuori, sono stoppato di petto, tiro a giro e di esterno perché non ci sta proprio un tempo di pensare. Devi azionare l'azione, deve essere veloce, se no perdi il tempo. Sono contento, ma sono soprattutto contento che ho sbloccato la partita, che abbiamo vinto, soprattutto per i ragazzi, per il loro morale e per la società. Appunto, tutti quanti dicono che Guglielmo Bonati è bravissimo nel far ringiovanire, far sentire tutti quanti giovani. Tu, classe 85, hai fatto 7 reti nella prima parte di stagione, uno adesso, il primo del mini torneo. Ti senti più giovane con tutti questi giovani, appunto, del Delfino che corrono dappertutto? Sì, si vede che sto correndo tanto dal primo minuto al 90°, sto pressando sempre. Il mister è uno che non molla mai e non mi fa riposare, sta sempre su di me, sta sempre sul pezzo e questo fa sì che tutti stiamo in una condizione fisicamente buona.